Amici in 3 minuti, oggi mi trovo in compagnia del dottor Enzo Sardo per parlare dell'ultima fatica letteraria dal titolo Monsignor Cataldo Naro. Ecco, vogliamo parlare di questa appunto ultima opera e del soggetto. Praticamente credo che in questo periodo storico ci sia una caratteristica molto evidente, si sta sviluppando in maniera smisurata quello che io chiamo qualunquismo inutile o carrierismo inutile o individualismo inutile, perché qualunquismo in effetti significa isolarsi, no? Quando io gioco per me stesso, di fatto non gioco per la società, gioco per me, mi isolo. Stavo scrivendo un libro che doveva chiamarsi Letterati Siciliani e quando sono arrivato a studiare Cataldo Naro mi sono accorto che era un grande, aveva scritto tanti libri, aveva studiato la storia della Chiesa Nissena siciliana in maniera molto approfondita, aveva aperto un centro studi Cammarata. A un certo punto della sua vita era professore della facoltà teologica, poi prese la facoltà teologica. Questo tutto in che epoca? Cataldo Naro nasce nel 1951 e muore Quindi è nel, recente. sì, e muore nel 2006. Lui è stato vescovo di Monreale dal 2002 al 2006, però è stato per 20 anni professore della facoltà teologica siciliana e preside per 2 mandati. Quindi diciamo che ha studiato molto, in maniera molto approfondita, quelle che erano, diciamo, le linee guida di tutta la Chiesa, ma l'ho voluto studiare perché era un personaggio molto profondo, tanto è vero che nel mio libro sviluppo 3 grandi tematiche che lo hanno interessato. Una tematica è stata la rivisitazione della dottrina cristiana attraverso il Concilio Vaticano II, l'altra tematica è stata quella di formare le coscienze contro la mafia e un'altra tematica è stato quello di far capire, attraverso lo studio dei movimenti cattolici, di quello che ha prodotto la dottrina sociale della Chiesa, mi riferisco alle caste rurali, i benefici nella società civile. L'ho voluto chiamare Monsignor Cataldo Naro un apostolo del nostro tempo perché credo che serva in tutti i tempi. E mi capita di dire, ogni volta che parlo di lui, mi viene quella bellissima frase di San Benedetto da Norcia, ora et labora, cioè prega e lavora, perché lui si è interessato dello spirito dell'uomo, ma si è interessato anche del lavoro dell'uomo attraverso lo studio delle casse rurali. In uno dei suoi tanti libri ha detto che le BCC, che sono l'evoluzione delle casse rurali, ancora oggi sono attuali. E quindi devo dirti che l'ho trovato di grande attualità e oggi, in questo periodo di grande crisi morale, etica, di grande crisi di valori, in cui ognuno tira per sé, ma attenzione, non solo nella società civile, ma anche nella politica o nella gestione di qualsiasi branca che interessa l'uomo, vediamo come spesso ci sia questo individualismo esasperato. Quindi oggi è attuale. E ho voluto chiamare 2 relatori a presentare questo libro, il giudice Giovan Battista Tona e Monsignor Chillura, Angelo Chillura, che tra l'altro è anche direttore della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, perché credo che anche loro siano dei modelli di vita. Oggi la società ha bisogno dei modelli di vita, perché tutti si preoccupano di avere una carica, ma non di impreziosire la carica che hanno. E spesso ci troviamo con alcuni che rappresentano le istituzioni che non sono all'altezza del gioco, e altri invece che non hanno nessun incarico che sono all'altezza di dare un notevole contributo. Io credo che questo sia un libro guida e la guida non la do io, ma la dà Monsignor Cataldo Naro. Tra l'altro ci troviamo in questo posto, cioè nel convento che ospita, nel convento dei Cappuccini che ospita, diciamo, la tomba di Padre Gioacchino Lalumia, perché Monsignor Cataldo Naro ha dedicato 3 giorni di studio, il 2, il 3 e il 4 febbraio 1995, allo studio di questo monsignor, di questo santo, che per noi è santo, Padre Gioacchino, e ha chiamato in quell'occasione a Francesco Lomanto, uno che ora è il preside della facoltà teologica di Palermo, a Lonigro, che era il vicepostulatore della causa di beatificazione di Padre Gioacchino Lalumia. Quindi ha chiamato sempre, ha interessato sempre quella parte più bella della società
che dovrebbe diventare guida, guida morale, guida spirituale e di per sé poi guida dei laici.